monologhista che viene dalla Sicilia, che però vive a Milano. Teresa Mannino! Una strepitosa Teresa Mannino, quella che ha fatto ritorno sul palco di Zelig. Tante le battute ambientaliste della comica siciliana diventate virali negli ultimi giorni, a cominciare da quella sull'isola di plastica nel Pacifico e ai ringraziamenti per il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani. Esiste nell'Oceano Pacifico un'isola di plastiche galleggianti, non è un'isola perché è improprio chiamarla isola, perché giuridicamente non è un'isola, però rende l'idea, no? Un accumulo di plastiche galleggianti provenienti da tutto il mondo, grande quanto la penisola iberica, per i più ignoranti Spagna e Portogallo, per quelli ancora più ignoranti Real Madrid e Benfica. A Natale, dopo che hai spacchettato i regali fatti con tanto amore, ti giri e ti ritorna in mente quell'isola galleggiante nell'Oceano Pacifico perché ne hai una riproduzione in scala alle tue spalle. Allora io voglio sapere, ma da quando è che abbiamo cominciato a fare tutti questi regali e comprare tutte queste cose? Ma da quando è? Ma non solo a Natale, anche in momenti in cui non è richiesto. Per esempio, voi a Milano ci avete un'usanza barbara che avete inventato voi, e stasera mi dovete spiegare perché, da voi lo voglio sapere, che dalla signora, me lo spiega la signora, alle feste dei bambini, ai compleanni dei bambini, il festeggiato riceve un regalo perché tutte le mamme attraverso le chat si mettono finalmente d'accordo e comprano sul regalino, ok? Lui a sua volta fa un regalino a tutti i bambini che sono andati alla festa, quindi ne riceve uno, ne fa 20. Ti è convenuto fare sta festa? Ma io voglio sapere perché. Perché? Perché il festeggiato deve fare un regalo? Perché? Lo voglio sapere stasera. Perché? Dice per ringraziare. Perché non ti bastano le popcorn, le patatine, la torta, il mago, i palloncini? No, pure il regalino ci vuole. E i genitori dicono no, perché altrimenti i bambini non si sentirebbero coinvolti nel festeggiamento e vivrebbero la festa del compagnetto come un trauma e non potrebbero gioire fino in fondo della sua gioia. Ma vaffanculo! Vaffanculo! Allora, vorrei ringraziare qui pubblicamente il presidente Draghi. Presidente, grazie. Grazie anche al ministro per la transizione ecologica, il nostro ministro Cingolani. Grazie per aver rinviato la tassa sulla plastica al 2023. Grazie, davvero un applauso dal teatro. Grazie. Allora, perché loro hanno capito che l'emergenza ambientale va affrontata con calma. Quest'anno abbiamo fatto il Ministero per la transizione ecologica, l'anno prossimo capiremo a che cosa serve e fra 2 anni lo chiudiamo. Ma la cosa che mi ha fatto paura è che il nostro ministro per la transizione ecologica, il ministro Cingolani, che saluto, ha detto, testuali parole, mi ha fatto spaventare, ha detto: il nostro pianeta è stato progettato per 3 miliardi di persone. Ma progettato da chi? E quando? Noi siamo 7 miliardi. Picciotti, qua qualcuno se ne deve andare. Ministro, dia il buon esempio. Cominci lei che io la seguo. Allora, qua il problema non è un problema di numeri, è un problema di quello che facciamo e di chi resta. Se resta Jeff Bezos, qui non abbiamo risolto niente. Allora, Jeff Bezos, per quei 4 che non lo sapessero, è il proprietario e fondatore di Amazon. Allora, lui ha deciso che si doveva fare un giretto nello spazio, 10 minuti. Si è fatto questo giretto, in 10 minuti ha inquinato quanto 1 miliardo di persone povere inquinano in tutta una vita. Allora dico, Jeff Bezos, già che sei andato nello spazio, non ci potevi rimanere? Che i pacchetti ci pensavamo noi. Siccome non fanno niente, io vi chiedo, facciamolo noi, non compriamo più niente, non dobbiamo comprare più niente, non dobbiamo comprare, non entrare più in quei negozi che vendono, sai quelle cosine, grazie a quei negozietti che tu entri, dici, ma è bellino, profumato, tutto colorato, quelli che entrano e hanno la musichetta, sai quei negozi, quelli che vendono quelle cose che dici, ma no, carino, a che serve? Non lo so, vabbè, lo compro lo stesso, sai? Quei negozi che mia madre chiama i negozi di minchiunetti.
con una definizione perfetta. Quelli che vendono, sai, quelli che vendono tipo il maglione di lana per la tazza. Allora, questo che ha inventato il maglione di lana per la tazza va tenuto sotto controllo. Sì, perché ciao, qualche altra minchiata la fa sicuro. C'ha la mente da serial killer. Deve essere lo stesso che ha inventato il Babbo Natale, quello appennuleato, quello. Hanno inventato la luce che cambia colore al water. Allora, cambiasse odore la merda. Non lo comprerei. Ma che fai? La cacca psichedelica, che cosa fai? Quest'anno fate come me. Comprate soltanto i regali del futuro. Tanti bigliettini con scritto, te lo farò. Teresa Mannino! Mannino!